Bene, amici ed amiche, benvenuti dall'arciere Luigi Palamara. Oggi ci troviamo a Melito di Porto Salvo, dietro di me vedete il comune, a breve l'intervista al sindaco, all'ingegnere Giuseppe Meduri. Sarà un faccia a faccia, il nuovo format che l'arciere vi proporrà, pertanto è un prime test, non potevamo che scegliere il sindaco di Melito di Porto Salvo. I nostri percorsi ci riportano a tanti anni fa, ai tempi di Melito Online. Adesso è la volta dell'arciere Luigi Palamara, per cui non perdetevi questo nuovo format, ma assolutamente non perdetevi l'intervista a tutto tondo che faremo al sindaco, all'ingegner Giuseppe Meduri. Bene, amici ed amiche, l'arciere Luigi Palamara inizia questo nuovo percorso, un nuovo format televisivo intitolato Faccia a Faccia. E per questo nuovo primo percorso, quale migliore occasione di incontrare il sindaco di Melito di Porto Salvo, l'ingegnere Giuseppe Meduri. Ecco, ricordo anche un... Onorato, chiaramente. Ecco, grazie. Noi ricordiamo quelli che sono stati i nostri percorsi, Melito Online, quindi tutta l'avventura di Melito Online è nata su questo territorio, quindi ci sembrava giusto e opportuno iniziare col sindaco di Melito Porto Salvo. Ecco, detto questo, andiamo subito al dunque e iniziamo a porre le prime questioni, ce ne sono tante sul tavolo e siamo curiosi come al solito, anzi forse un po' più di prima. Ecco, sindaco, partiamo con una domanda in generale, poi entriamo nei dettagli. Melito Porto Salvo negli ultimi anni è migliorato oppure è peggiorato come paese o come cittadina? Il mio sicuramente è un giudizio di parte, io dico che è nettamente migliorato. Migliorato nella pulizia, migliorato nei servizi, è migliorato sicuramente nelle presenze. Melito è diventata una città, ormai non è più il paesino. Melito è il comune capofila dell'area greganica. Melito deve e sta trainando anche, diciamo, tutta l'area greganica. Melito, che se ne dica, ha avuto parecchi riconoscimenti come cittadina e come ruolo trainante, non ultimo il ruolo di vicepresidente in capo al sindaco di Melito nell'ambito della conferenza dei sindaci per l'ASP, e abbiamo anche il vicepresidente, che non è il sindaco perché lo era il sindaco, il vicepresidente come figura esterna del GAL, che è l'ex sindaco di Melito, Mario Tripodi. Io mi sono dimesso per aprire un nuovo percorso, una nuova strategia, mi auguro che sia, e credo sicuramente, che con Mario Tripodi, vicepresidente, la strategia dei GAL cambia passo e sarà una strategia vincente. Adesso entriamo nel particolare, adesso siamo nella stagione estiva, i turisti arrivano, una delle bellezze naturali di Melito è il mare, il lungomare, le spiagge. Ecco, la questione depuratori è una questione che purtroppo coinvolge tanti comuni limitrofi. Intanto diciamo e andiamo a rassicurare le persone, le spiagge di Melito sono balneabili o cosa? Allora, nel momento in cui il nostro depuratore ha mostrato una falla, una delle tante in tutti gli anni, non soltanto a gestione Meduri, ogni tanto o si ferma una pompa di sollevamento, c'è qualcosa che non va, un quadro elettrico, uno dei tanti, perché il nostro sistema della depurazione è molto vasto, è vasto il comune di Melito, ci facciamo carico pure del comune di Rogudi, perché questa è una partita su cui magari ritorneremo in separata sede. In questo momento abbiamo, e l'ho detto ad altri microfoni, uno dei depuratori più efficienti e più efficaci della provincia di Reggio Calabria. Parliamo del depuratore di Pianotaro.
anche se noi abbiamo dal nostro sistema fognante diciamo poggia su due depuratori agli estremi, uno nel torrente Agrifa e l'altro nel torrente Satelia a ridosso di Montebello. Ma andiamo alla cosa più pregnante e più interessante, che interessa di più ai cittadini, che si riversano nelle nostre spiagge, che sono le spiagge, lo posso dire con un pizzico di presunzione, le spiagge più sicure, più balneabili e più pulite, forse non dico in assoluto, ma tra le più pulite sicuramente. Quest'anno, se cambiate il passo, abbiamo fatto un errore l'anno scorso sulla pulizia della spiaggia, quest'anno lo stiamo cercando di correre a rimedi. E per tranquillizzare tutto, i risultati di tutte le analisi fatte da Arpegalla, tutte, nessuna esclusa, hanno dato esito positivo alla balneazione. Poi, perché il sindaco, è un atto dovuto quello del sindaco precauzionale, se prevenire è meglio che curare, quello di fare un divieto di balneazione soltanto limitato a 400 metri di costa, nel momento in cui in quel famoso fine settimana, inizio settimana, si è presentato uno sversamento in alcuni settori, in alcuni tratti adiacenti Vallone o tratti adiacenti l'Arenile, pochi metri quadrati, cosa che non mi voglio giustificare né voglio dare le colpe ad altri o a me stesso, è successo e succederà anche nel dopo Meduri, anche se non dovrebbe succedere, perché basta un fulmine, basta un semplice straccio o due per mandare in tilt una pompa, e ci sono eventi imprevisti e imprevedibili, non abbiamo un sistema di allarme, allora purtroppo quando ce ne accorgiamo, quando esce la fogna, il cittadino segnala, magari segnala al vigile, il vigile all'ufficio tecnico. Diciamo già, il danno è fatto. Presenta delle falle che vanno corrette. E qualcuno ha azzardato che la responsabilità del sindaco Meduri perché è andato al risparmio, non è assolutamente così, io saluto con piacere quando... Al risparmio, scusi, in che senso? Perché poi bisogna capire anche... Una gara d'appalto, c'è stato un ribasso abbastanza consistente, è chiaro che la responsabilità è del sindaco Meduri, e io invece sono contento se a parità di condizione c'è chi fa un prezzo migliore. E andiamo a valutare le tre offerte che sono arrivate, dalla, chiamavano dal ministero, o tanto per aver respinto la chiamata, e un funzionario, no, uno dei più alti funzionari d'Italia, e chiamavano per questione comune, so già di che si tratta, lo dovevo solo ringraziare per quello che ha fatto per il comune di Melito. Possiamo saperlo anche noi? E preferisco di no, perdonatemi, era solo un inciso. E stavo dicendo, questa gara d'appalto ha presentato un ribasso, tre imprese, tutte e tre vanno oltre il 40% di ribasso, quindi evidentemente c'era lo spazio per fare questo ribasso, quindi nessuna colpa, nessuna, diciamo, preoccupazione di questo, anzi se il comune può risparmiare in qualsiasi settore, che ben venga, e deve essere così. Io ho sempre... Ecco, sì, l'importante, vabbè, abbiamo capito, l'importante è che risparmiano poi i cittadini. Bene, questione depuratori. Adesso, prima le facevo riferimento nella mia domanda ai comuni limitrofi, non era un caso. Ecco, è chiaro che il sistema depuratori funziona a Melito se anche nei comuni limitrofi funzionano. Ecco, lei ha contezza, per esempio, di Condofuri, Bova, San Lorenzo Marina, oppure Saline, lei ha contezza che in effetti questi comuni abbiano dei depuratori e che siano davvero funzionanti? Perché sennò poi è semplice, il mare non è che ha un confine netto, dice tu da qui non passi. Se riusciamo magari a attrezzarci per fare un muro e arginare le correnti marine, questo è impossibile. Sarebbe stato facile per noi dire che abbiamo il mare più pulito, perché sappiamo tutti la storia degli altri comuni, sappiamo tutti quello che c'è a destra e a sinistra, senza puntare l'indice su nessuno. Io ho un ottimo rapporto con i commissari di Bova Marina. Ecco, una domanda specifica: Bova Marina scarica direttamente sul mare oppure no? A lei risulta, o se lo sa, se no? Sembrerebbe che sia così, mi auguro che non è così, ma purtroppo
tutte le, diciamo, le notizie vanno verso questa direzione. È chiaro che va affrontato il, quando parlo di, cioè ormai il mare non è il mare di Melito, è il mare, perché se è il mare del comune di Melito, Rocuti è senza mare, è vero, anche i cittadini di Rocuti vanno a mare, i cittadini di Roccaforte vanno a mare, è il mare di tutti, è una nostra ricchezza, va salvaguardato ma va fatto in maniera collegiale, in maniera sinergica. Quindi il tavolo deve essere fatto, un tavolo tecnico, magari anche con l'ausilio, mi auguro, della, sicuramente sarà così, perché il prefetto è molto sensibile, è uno che è molto pratico, molto dinamico, è vicino alle, alle problematiche che gli solleviamo, lo è sempre stato, non vedo perché non lo dovrebbe essere su questa problematica. So quanto ci tiene, e più volte è interessato dalle problematiche di Melito, ci ha ricevuto, ci è stato molto vicino, e nei limiti del possibile, per le cose naturalmente possibili, perché non si chiede la luna. Chiederemo sicuramente, che io chiederò, ci vediamo giovedì con uno dei tre commissari, ci siamo sentiti oggi per affrontare, stiamo facendo anche rete, qualche dipendente nostro sta andando fuori dal loro servizio a Bova Marina, perché è giusto così fare mutuo soccorso dove c'è difficoltà, le difficoltà di Bova Marina devono essere le difficoltà del comune di Melito e viceversa, io la ragiono così, intendo ragionare così. Quindi il problema della balneabilità a me sta a cuore il mare di Melito come sta a cuore il mare di Bova Marina, se è sporco Bova Marina è sporco Melito, perché la corrente non deve essere così, ci dobbiamo spendere tutti per evitare diciamo tutte queste polemiche anche sterili, anche perché ormai tutto va in capo a una singola persona. Se il mare di Melito è sporco, ma non lo è, la responsabilità è la colpa del sindaco. Se non piove la colpa è del sindaco, se c'è l'incendio la colpa è del sindaco. A parte del gioco, sindaco, quando ha scelto di fare il sindaco sapeva che comunque le cose vanno così. Poi l'importante è chiarire, sì, prego. Se posso. Onestamente non immaginavo di andare incontro a tutta una serie di difficoltà, diciamo non era neanche lontanamente nelle peggiori delle mie previsioni quello che, su cui sono andato a cozzare e a scontrarmi. Io ricordo con immensa soddisfazione, con immensa piacere, colgo l'occasione anche di salutare la terna commissariale con la quale io ero stato molto duro nel momento dell'incontro con i cittadini. La dottoressa Di Raimondo ha detto nei saluti, nel passaggio di consegne nel primo consiglio comunale, mi ha lasciato un messaggio molto forte, però non molti l'hanno recepito sotto il profilo squisitamente del segnale. Stringetevi attorno al vostro sindaco, che è il sindaco di tutti, e lavorate verso un'unica direzione, il bene comune. Purtroppo devo registrare che ci sono molte falle, che c'è molta gente che non ha sposato il progetto del bene collettivo di Melito e che onestamente io dico che è la minoranza, però ci sono tante cose che fanno male, tante. Io posso dire che noi avremmo potuto sbagliare, forse abbiamo sbagliato molte cose, però sulla nostra onestà, sulla nostra voglia di fare, su quanto ci siamo spesi, credo che di più non potevamo fare. Bene, da una forma di pulizia a un'altra, la questione spazzatura. C'è stato un momento di difficoltà, adesso c'è un'azienda che si occupa della differenziata, come sta andando? Io devo essere sincero, mi aspetto sicuramente molto di più, sto scrivendo quasi quotidianamente, scrivo, mi rapporto con il mio responsabile dell'ufficio tecnico, sapete che ho revocato l'incarico all'architetto Romeo, o come dirigente, non è una bella cosa, è una cosa che ho valutato, che ho forse anche stiracchiato un po' troppo, però purtroppo Melito è una città a tantissime problematiche in capo al sindaco, in capo all'assessore, in capo al consigliere, in capo soprattutto ai dirigenti, ci sono delle grandi responsabilità, delle grosse responsabilità, e questo peso ognuno di noi lo deve sentire sulle proprie spalle e deve essere ripartito, altrimenti
da soli, la croce è sempre più pesante e sempre più insopportabile e alla fine si cede il passo, la salita diventa sempre più difficile e non si riesce a scalare quella montagna che ci siamo trovati di fronte. Dico una montagna, quando dico una montagna lo dico con cognizione di fatto, o lo dico perché nonostante i 13 milioni, questo è quello che avevano, che abbiamo ereditato dai commissari, i 13 milioni di liquidità per pagare debiti pregressi, adesso noi ci ritroviamo ancora con delle falle e con dei conti che non sappiamo ancora oggi come sono, anche se siamo molto vicini a chiudere il quadro. Poi una cosa rincorre l'altra, purtroppo noi abbiamo un parco uomini che è quello che è, una serie di attività di polizia giudiziaria che hanno portato, diciamo, a una sfiducia anche all'interno del personale, a una, chiamiamola, fobia nei dipendenti stessi, tutti sono terrorizzati dal fare la qualsiasi. E anche... Scusi, la interrompo, riguardo al personale, ecco, c'è una situazione particolare, addirittura figure di tipo D hanno subito dei provvedimenti disciplinari, insomma, cos'è che succede, se possiamo entrare in dettaglio, o comunque in generale, come stava dicendo lei, cos'è che succede in effetti? E succede che purtroppo non si ragiona più come famiglia, cioè a casa mia posso fare quello che voglio e non devo dare conto a nessuno. Qua ormai anche i muri hanno orecchie e occhi, tutti vedono, tutti sentono, meno male che è così, e chi sbaglia deve pagare. Se ci sono stati, è vero, confermo, assolutamente vi prego di non entrare nei dettagli, non me lo chiedete perché non lo farò, con nomi o quant'altro, perché, ma è vero che nell'ultimo periodo c'è stata più di una figura D che ha beccato un procedimento disciplinare, una cosa abbastanza per me incresciosa. Inusuale sicuramente. I provvedimenti disciplinari con la mia amministrazione sono stati tantissimi, mi sembra che siamo nell'ordine di 50, circa 50 provvedimenti disciplinari, e ahimè purtroppo devo dire che non è finita qui, perché io non è casa mia e quindi non posso fare sconti a nessuno, chi sbaglia paga, e se evidentemente ci sono stati dei procedimenti disciplinari che sono andate in una direzione anziché in un'altra, e con addirittura delle sospensioni anche pesanti o addirittura un licenziamento, c'è qualcosa che non va. Io ho magari il mio sogno è da qua in avanti che non ci saranno più procedimenti disciplinari, che tutto vada per il verso giusto, che tutto vada a gonfie vele e che da oggi in poi tutto sarà a rose e fiori. Mi auguro, la speranza, la presunzione, io ho questa speranza, ma ho la presunzione nel dire che non è così e non sarà così, perché non si vuole cambiare. Io quando dico non si vuole capire che il mondo è cambiato. E una volta si camminava con l'asinello, adesso una volta praticamente c'era la famosa letterina. Oggi la tecnologia, il mondo è cambiato, si deve capire quello che ormai dobbiamo capire tutti, ma purtroppo non è così. Si va velocissimi, però rimanendo sul tema di personale o comunque di responsabilità, insomma, c'è qualcosa che non funziona. Per esempio, noi continuiamo a registrare, sussiste abusivismo su un suolo pubblico, c'è accertato dalla Polizia Municipale da anni e non è mai stato eseguito un sequestro preventivo. Cioè, qui siamo al limite della legalità, vorremmo capire perché. Ci sono ordinanze di demolizione perché c'è il rischio, un rischio certificato poi redatto anche dai vigili del fuoco, e non si riesce ad abbattere un palo. Cioè, sono piccole cose, noi poi non vogliamo entrare nel personale o nello specifico, però ci sono piccole cose che a noi come cronisti, come giornalisti, ci danno il senso effettivo dell'esistenza della legalità. Dalle piccole cose
il cittadino si sente più tranquillo e più sicuro. Come mai queste cose non hanno un seguito? Lei ha parlato bene di un'ordinanza. Io vi invito magari a spulciare la mia ultima ordinanza, quella della revoca del divieto di balneazione. La revoca, che sotto due aspetti presenta due particolari che magari in una prima lettura sommaria sfuggono a chi non è del mestiere o del settore, non vengono percepiti. Una, le dico, le voglio sottolineare per, non per giustificarmi, però per far capire e rendere l'idea della difficoltà in cui mi muovo e si muove il sindaco, l'amministrazione. La prima è che io emetto l'ordinanza di divieto di balneazione precauzionale e la revoca del divieto senza alcuna relazione del mio ufficio tecnico. Tra la prima e la seconda ordinanza passano addirittura, mi sembra, 16-17 giorni. Nella seconda ordinanza, e io ancora oggi, lo dico a questi microfoni, ho soltanto una relazione dell'ufficio tecnico che mi dice che una relazione e un verbale redatto da tavolo tecnico. Lunedì ho fatto l'ordinanza, mercoledì abbiamo fatto il tavolo tecnico, dove a mezzogiorno mi diceva l'ufficio tecnico che non c'era più sversamento di fogna. Ad oggi io non ho nulla, eppure nella mia ordinanza ordino al responsabile dell'ufficio tecnico di mettere in atto tutte le determinazioni che il caso richiede, di contestazione all'impresa. Mi sembra che ancora, da quello che mi è dato sapere, perché il sindaco dà le direttive e poi in autonomia non entrerò mai in merito a quello che deve fare il responsabile. Scusi, sono prerogative. Ci sembra di capire che non si dà seguito alle ordinanze. Quando parlavo di procedimenti disciplinari, ognuno poi si assume le responsabilità di quello che fa o di quello che non fa. Nel caso specifico le posso dire che non è solo questa direttiva disattesa, c'è un'ordinanza del sindaco, ricordo bene, era il 2016 mi sembra, e c'è una successiva relazione, c'è una richiesta dei vigili del fuoco, parliamo del cimitero, del palo del cimitero e del muro che c'è sotto, e c'è l'ordinanza per esempio del ponte di Pilati, c'è la mia ordinanza sul divieto di balneazione. Ci sono tavoli tecnici con delle indicazioni ben precise date dal sindaco ai vari responsabili, ci sono, lo posso dire, ho chiesto il conto e sto aspettando di sapere l'esito, delibere fatte da questa amministrazione mai pubblicate come atto di indirizzo, e poi si gioca a pari e dispari se la delibera la deve, sicuramente nel momento in cui si fa la delibera il ruolo del sindaco e della giunta finisce, deve essere pubblicata. Se non è pubblicata una delibera e viene fatta, questo è un atto grave in capo al responsabile, in capo alla segreteria. Dico, non lo so, vediamo, stiamo aspettando. È chiaro che se purtroppo registriamo questi fatti, c'è la sconfitta della politica e c'è anche la sfiducia. Ecco uno dei motivi per cui ho detto che probabilmente, l'ho detto in una conferenza stampa, potrei anche decidere di dimettermi, oltre che per impraticabilità politica. Noi abbiamo in atto una mezza crisi che non lo so se supereremo, lo devo dire con molta tranquillità, e come posso dire con molta tranquillità che non sono attaccato alla sedia, come qualcuno dice, e i fatti lo dimostrano. Mi sono dimesso da vicepresidente del GAL quando tutti rincorrono, io mi sono dimesso senza che nessuno me lo chiedesse, per cercare di cambiare il passo. Potessi farlo da sindaco per dare la possibilità a uno di fare meglio di me, l'avrei già fatto probabilmente, anzi sicuramente. Oggi se mi dimetto c'è una commissione straordinaria, un commissario straordinario che traghetta il comune fino a nuove elezioni che sarebbero a maggio, aprile, sicuramente primavera. Non credo che sia la cosa più conveniente e più opportuna per il paese, anzi l'esatto contrario. Dobbiamo rispondere alla delibera della Corte dei Conti che ci muove a me personalmente delle accuse abbastanza precise di omissioni. Ricordo che io, e chiarisco, che non c'è nessuna omissione da parte mia, non voglio nascondere, non è assolutamente pensabile
immaginare che il sindaco sarei stupido e sciocco, e non lo sono, andare ad occultare dei debiti o a nascondere qualsiasi cosa, anzi l'esatto contrario, con me tutto quello che c'è e può uscire fuori, deve uscire fuori. Ci stanno tantissime cose che non vanno bene, dove me ne accorgo, perché ci sono anche cose che magari sfuggono, come è sfuggita la delibera della Corte dei Conti, arriva una diffida della Corte dei Conti su una mia richiesta di proroga, mi accorda solo 30 giorni, però nessuno me la partecipa. Io ancora non ho scritto peraltro alla Corte dei Conti chiedendo l'ulteriore proroga dopo l'arresto del revisore dei conti, ho comunicato verbalmente che mi verrà facile giustificarmi, perché la prova è che c'ho la prova che non ho mai ricevuto quella mail o quella PEC, quindi non potevo occultare, non potevo rispettare un termine che nessuno mi ha notificato. Quindi quando parlo di sinergia, quando parlo, magari non ci sono, io in un primo momento ero deciso anche a fare sfracelli e denunce, però giustamente il mio avvocato mi dice: nel momento in cui lei sindaco è nell'intestazione, il terzo che anche diciamo ho indicato nelle atterrine assieme al sindaco non è obbligato a notificarmi nulla, perché se c'è scritto nella lettera al sindaco, al responsabile, al revisore, naturalmente qualcuno, non, io non ho l'obbligo come revisore di dirti che ho ricevuto quella lettera, tanto eri in indirizzo, qualcuno, il terzo, può pensare che l'abbia ricevuta, ma non è andato così. Quindi oggi abbiamo un obbligo di fronte alla città, quello di evitare di chiarire con la Corte dei Conti il tutto, di riportare tutto quello che c'è. Entriamo sul mondo dell'energia elettrica, entriamo sul mondo della spazzatura. Noi nel 2017, soltanto nel 2017, la regione scrive a noi, non scrive più alla ditta ASED per chiedere i soldi del conferimento a discarica, bene, prima fino al 2016 scriveva al comune, nel 2017 per conoscenza, nel 2017 non scrive più per conoscenza, scrive solo al comune per avere pagati gli oneri di conferimento a discarica, e sono tantissimi. E noi abbiamo rateizzato, e oggi c'era un vizio sulla delibera di indirizzo per quantificare tutti questi oneri di conferimento a discarica e vedere di chi sono le responsabilità, a carico di chi sono e quant'altro. Sono tantissimi. Di tutto questo ci sembra davvero un fascicolo molto ampio e ricco di contenuti. Lei non ha mai pensato di girarlo direttamente alla magistratura? Perché poi a un certo punto la politica arriva fino a un certo punto, e poi dalla politica si passa a delle responsabilità personali che magari non si hanno. Allora, per difendersi, perché non coinvolgere la magistratura? Perché poi alla fine purtroppo in Italia oramai funziona così, l'unica e l'ultima soluzione è la magistratura, ma fare in modo che intervenga prima ancora che, o prima, o comunque insomma, quello che ci sta rappresentando, non c'è una situazione abbastanza limpida, c'è tanta opacità nei rapporti, nelle mansioni, su chi ci lavora, insomma non ci sembra un bel quadro questo? Non lo è assolutamente un bel quadro. Tanto preciso che per quanto riguarda il mondo della spazzatura, pensare che il sindaco non abbia proceduto sembra una fase molto avanzata. C'è stata addirittura la sentenza del Consiglio di Stato, quindi che non ci siano state denunce da parte mia, pensare che non ci siano state le dovute e le opportune denunce da parte mia, consentitemi, dottore Valano, è un po' sciocco, non è così. Abbiamo fatto, e proprio oggi vogliamo vedere chiaro, così come vogliamo vedere chiaro sul resto, e vogliamo vedere chiaro sul surplus del conferimento a discarico, le responsabilità di chi sono. Noi avevamo, così lo chiariamo a chi ci sta guardando, un contratto che forse in maniera peggiore non poteva essere stipulato e redatto e concepito, perché ci vuole anche un pizzico di fantasia. Noi praticamente davamo all'ente gestore, all'ente appaltante, all'appaltatore, i soldi del conferimento a discarica, e l'appaltatore li doveva girare alla regione.
ma quale cosa più semplice pagare direttamente? Oggi ci ritroviamo con la regione che ci chiede il conto in solido e quindi noi dobbiamo pagare. Questo giro non è stato completato. E non è stato completato, però secondo me noi con la mia amministrazione abbiamo posto un freno, nel senso che stiamo, l'ufficio tecnico, lo sto marcando le determini, dice sempre ti pago, mi trattengo gli oneri di conferimento a discarica, salvo successivo conguaglio. L'indirizzo, la delibera indirizzo di oggi è appunto in questa direzione. Io ho fatto anche nell'ultimo tavolo tecnico che abbiamo fatto in prefettura circa 10 giorni fa, mi sono assunto l'impegno come capo dell'amministrazione di saldare il mese di aprile e il mese di maggio, mi sembra, e di porre un freno fino a quando l'ufficio tecnico entro i 30 giorni congiuntamente con la ditta Logri Ambiente che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a merito non viene messo un punto sul dare avere per gli oneri di conferimento a discarica, naturalmente coinvolgendo anche la regione, perché io non voglio lasciare il testimone a chi viene o verrà dopo di me e mi dico non lo so, ma al massimo io lo dichiaro oggi che per me è stata un'esperienza non esaltante, un'esperienza che non ho goduto in nessun giorno di questi se non per pochi minuti, un'esperienza che mi ha formato tantissimo ma che mi ha provato tantissimo, un'esperienza che oggi non rifarei, e l'obiettivo mio è quello di creare una squadra, perché la squadra di Melodio nel cuore, o quello che rimane di Melodio nel cuore, è una squadra di giovani, creare le condizioni che quello che è rimasto della squadra, supportato anche da altre esperienze che si sono avvicinate a noi, che possono dare molto per merito, possa raccogliere il testimone in maniera diversa da come l'ho avuto io. Insomma, lei sindaco, un attimo, si contraddice, da un lato lascia perché dall'altro vuole dare continuità, quindi lei però... significa che crede nella politica poi in ogni caso, al di là del suo ruolo. Ma è chiaro che credo nella politica come credo nella città, e sono uno che antepone gli interessi collettivi a quelli personali, e sono uno che nutre tanta speranza, uno che guarda sempre in positivo e in avanti. E allora quale miglior cosa di poter consegnare il testimone magari a qualcuno che è già con me in giunta e più giovane di me. Ci sta dicendo che lei non si ricandida sindaco, sì, questa è la notizia. Sì, assolutamente, io l'ho già detto, ho espresso questa volontà e non ci sarà una mia marcia indietro. Non mi ricandido e posso dire che non ho avuto ad oggi quella sinergia istituzionale che ho sempre rincorso. Anzi, su parecchie cose avrei tanto da ridire. Ecco, lei non si ricandida, la situazione per Melito non è semplice come per nessun comune, insomma alla fine lei ha tirato un po' i conti della situazione e nonostante questo ha detto anche che è in un momento di crisi amministrativa. È chiaro che se non andiamo a ripianare il quadro debitorio e dovesse arrivare un dissesto, non mi ricandido io ma non si ricandida nessuno degli uscenti, perché poi saremmo tutti incandidabili. Io, ma non tanto per l'incandidabilità, perché è soggettiva e personale, forse lo meriteremmo io più di tutti o tutti più di me o tutti quanto me, perché il ruolo del consigliere comunale, anche quello di opposizione, non è quello di venire all'interno del consiglio comunale o quello di presentare la mozione o quello di scrivere sul giornale dicendo che tutto non va bene. Io sfido chiunque dei consiglieri di opposizione, o di minoranza, chiamiamolo così, a dire che nel momento in cui c'è stata una proposta seria, una proposta che va verso l'indirizzo collettivo, non una proposta speculativa, una proposta che non ha trovato una nostra apertura o un nostro accoglimento, e poi se discutiamo delle mozioni le andiamo a discutere una per una. Possiamo ricordare la prima, era quella di far venire fuori i nomi dei letturisti per far emergere, magari qualcuno nutriva questa speranza, che all'interno dei 4 letturisti c'era il nipote del sindaco, è rimasto un po' di lui.
è rimasto un po' deluso perché forse era solo questo l'obiettivo. No, vabbè, questa è la politica, a volte anche scende a bassi livelli, però la domanda che le volevo fare è questa: fermo restando che lei non si ricandida, perché questa crisi adesso ritiene che si possa superare, oppure alla fine può anche decidere domani di gettare la spugna, benissimo, volete così, mi dimetto? L'avevo detto che avevo fatto una giunta senza deleghe, domani mattina assegnerò le deleghe. Perché ormai la data del Consiglio, che doveva essere entro il 26-27, entro il 20 più o meno di luglio, viene posticipata, perché purtroppo, ahimè, mi auguro che presto possa chiarire la sua... Ci anticipa le deleghe o no? No, preferisco di no, tanto domani le faremo e sono ufficiali. E in questo momento sto avendo difficoltà anche a trovare l'assetto sulle deleghe. C'è qualcuno quando dico qualcuno significa uno che mi sta facendo delle resistenze. È chiaro che non mi posso permettere di temporeggiare. Il paese di merito ha sulle spalle il peso o di un flusso turistico o di gente che torna al proprio paese per trascorrere quei 15-20 giorni di giorno, quella settimana. Nella seconda decade di agosto il paese di merito va a quadruplicare, quindi ci sentiamo tutta questa responsabilità, e ci sentiamo soprattutto la responsabilità di non far cadere il paese nel dissesto, per quello che significherebbe il dissesto. Quindi io vado dritto in avanti. Non ho detto che sono sempre stato una persona con la testa, diciamo, un po' calda. Sono di spirito libero, non mi faccio ricattare, non mi interessa rimanere un minuto in più sulla sedia se non ci sono le condizioni. E chiaramente non sono uno che sono egoista, sono uno che riesce a tollerare, ma poi alla fine la corda ha un limite di tolleranza tale che poi si può anche stoccare. Quindi è questo: se si riesce bene, se non si riesce prenderemo atto che i nove non ci sono più, e chiaramente ci presenteremo in consiglio, e poi il consiglio è sovrano, o fino a quando ci sarà da portare la delibera della Corte dei Conti, io, o almeno che non ci sia un numero di consiglieri che mi sfiducia, non presenterò le mie dimissioni, anche se qualcuno dice che mi manca la maggioranza. Chiedo un atto di responsabilità a tutti i consiglieri, perché non ho visto, diciamo, se non un interesse telefonico riferito dal sovraordinato, dalla ragioniera, non ho visto un via vai come mi sarei aspettato di consiglieri dell'opposizione per chiarire le singole partite, per chiedere notizie, perché è nei momenti di difficoltà che bisogna sapersi alzare e saper, diciamo, collaborare per il bene collettivo, perché se si evita il dissesto non si evita il disastro di Peppe Meduri. Qualcuno forse preferirebbe il disastro di Peppe Meduri associato al dissesto. Peppe Meduri non ha fatto nessun disastro. Peppe Meduri ha dato una svolta a questo paese, ha acceso la speranza. Con Peppe Meduri il mondo è cambiato. Oggi tutti, dico, si sentono di poter dire la sua, magari anche travalicando quelli che sono i confini del rispetto e dell'educazione. Voglio ricordare a tutti che ho sempre detto che per il mio tramite tutti si possono sentire sindaco, o tutti si devono sentire sindaco, e che io oggi, domani e ieri sono semplicemente Peppe Meduri, che oggi casualmente e per volontà del popolo sovrano, perché questo lo voglio ricordare, tra i tre soltanto per 105 voti, quindi non è una vittoria trionfalistica, noi siamo riusciti a spuntarla solo per 105 voti. In democrazia basta uno solo, però me lo posso dire con molta soddisfazione.
con Gianni Marino, che saluto, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, però con Gianni Marino siamo riusciti. È stato forse lui più bravo di me, io più bravo di lui, bravi tutti e due sicuramente, mettiamolo così al 50%. Oggi siamo ritornati gli amici che eravamo un tempo. Oggi Gianni Marino, io spero di rimanere ancora in carica fino al 14 agosto, e tramite il vostro tramite voglio lanciare un appello a tutti i turisti e gli emigranti. Faremo l'inaugurazione della statua dell'emigrante di Brunella e ho chiesto io a Gianni Marino di mettere la data non la sappiamo, ve la comunicheremo sicuramente, di mettere la mano accanto alla mia per il taglio del nastro. Quindi lo faremo congiuntamente a Giovanni Marino, che mi sembra che è giusto così, perché poteva essere lui tranquillamente al posto suo e avere gradito un invito a parti inverse. Bene, noi siamo contenti. Un sindaco che ci mette la faccia, anche noi ce la mettiamo, quindi un faccia a faccia che stavolta si addice. Intanto la ringraziamo sindaco per l'intervista e avremo modo quando vuole di risentirci, perché la gente ha bisogno, come diceva Totò, di sentirsi parlata e a volte le cose non diamo le scontate che la gente le sappia. Sentite un appello. E l'appello che mi sento di fare a tutta la città, e basta con campagne denigratorie, basta con andare allo sfascio. Il nostro mare è pulito, lo dice, non lo dice Peppe Duri, lo dicono le analisi, lo dicono le carte. E venite a Melito ha delle potenzialità che pochi comuni hanno. Abbiamo il nostro mare, che è uno dei mari più, le nostre spiagge che sono tra le più pulite dell'intera costa calabrese. Abbiamo il bergamotto, abbiamo Pentidattilo e abbiamo un grande cuore, perché che se ne dica, il popolo melitese ha un grande cuore, è molto ospitale. Quindi venite a Melito, mangiate il pesce che si pesca nel nostro mare, con molta tranquillità lo potete fare. Sarei un incosciente a fare un appello senza riuscire, con cognizione di causa e con presunzione, a dimostrare tutto quello che sto dicendo, e sarei un incosciente. Melito è bella, Melito è accogliente, Melito ha un grande cuore, Melito va vissuta. Spingiamo tutti quanti verso il bene comune, al di là di Peppe Meduri, che sicuramente come sindaco ormai, non diciamo che le ore contate, può darsi pure che sia così, ma ha meno domani che ieri, perché ormai siamo al quarto anno, abbiamo iniziato, siamo al primo, al secondo mese, quindi al massimo avrei altri meno di 2 anni. Quindi mi sento di chiedere ancora oggi, per il vostro tramite, la collaborazione di tutti, la vostra collaborazione. Vi ringrazio per il prezioso contributo che date come stampa, anche se io lo devo dire, non ho un buon rapporto con la stampa, sapete il mio trascorso, il mio vissuto, però lo sapete che non faccio sconti a nessuno. Io, se devo dire, sono diretto come un treno, quindi non ci sono mezzi misure. Per me il bianco è il bianco, il nero è il nero, così come ebbe a dire l'avvocato Morace quando si discuteva Peppe Meduri, la causa di Peppe Meduri, rimane o non rimane in carica. Mi ricordo che ebbe a dire: se parliamo di quel quadro, è un quadro in bianco e nero, non va interpretato. Parliamo di diritto e il diritto viene applicato, non interpretato. Quindi di poche parole, breve, concise, ma che hanno colto nel segno, e poi la sentenza è stata quella che è stata. Peppe Meduri è in carica. Ricordo che Peppe Meduri non doveva mangiare un panettone, ne ha mangiato uno, ne ha mangiato il secondo, forse non mangerà il quarto, però ho la coscienza a posto di aver fatto quanto di più possibile si poteva fare. Una cosa è certa, e colgo l'occasione di, se c'è Peppe Meduri, il presidio che vedrà la caserma dei vigili urbani, Peppe Meduri, dei carabinieri, perdonatemi la gaffa, la caserma del comando carabinieri di Melito di Porto Salvo, l'amministrazione Peppe Meduri metterà in moto tutto quello che ha e metterà a disposizione, anche l'ultima penna, riservandosi di scrivere con il dito. Io spero di aver messo un punto fermo per la nuova
caserma di Melito Corto Salvo, e per questo ringrazio l'opportunità che ci stanno dando, diciamo a 360 gradi, per avere questo presidio di legalità indispensabile, fondamentale per la vita della nostra città, che va vissuta, va amata e va rispettata da tutti. Grazie.